Buongiorno, ecco i titoli delle nostre news. Le ultime sulla mobilità 2016-2017. Formazione obbligatoria docenti, pubblicato il decreto MIUR. Edilizia scolastica, un piano fallimentare. Arrivano gli ispettori esterni, scuole allertate. Muore Alfredo, un ex docente supplente, era diventato un clochard. Destinate risorse per 700.000 euro dalla Regione Campania a sostegno del turismo scolastico nella Regione. Convegno Gilda a Venezia sul possibile futuro della scuola dell'infanzia. L'Istat traccia il profilo culturale degli italiani. Safer Internet Day, un appuntamento da non dimenticare. Lunedì 11 gennaio, incontro per la definizione dei criteri per le operazioni di mobilità 2016-2017. Sulla scorta dell'esperienza degli anni passati, le parti sindacali esprimono una preoccupazione per le concessioni attuali del MIUR. Si teme che siano state fatte per evitare il braccio di ferro con i sindacati. L'ipotesi di contratto che si stilerà alla fine della contrattazione per essere definitivo dovrà ricevere l'ok dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal MEF. In caso contrario, il contratto verrebbe bloccato. Le anticipazioni di carattere tecnico parlano di 4 fasi. Per gli approfondimenti vi rimandiamo al nostro servizio di Gilda TV sulle possibili vie della mobilità. Emanate le direttive MIUR per la formazione in servizio obbligatoria prevista dalla legge 107 e rivolta al personale docente ATE e dirigenti scolastici. Il Ministero ha indicato che metterà annualmente a disposizione delle scuole risorse economiche certe per accompagnare la formazione che dovrà essere fortemente correlata agli obiettivi del piano dell'offerta formativa triennale. Non avrà il classico carattere di lezione-conferenza, ma dovrà svilupparsi attraverso significativi percorsi professionali che utilizzano strumenti operativi quali laboratori, social networking, workshop. L'indagine annuale di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica ad un anno dei primi investimenti previsti dal governo Renzi evidenzia purtroppo una situazione ancora in negativo. Destinate risorse per 700.000 euro dalla Regione Campania a sostegno del turismo scolastico nella Regione. Tutti gli istituti secondari di primo e secondo grado del territorio dell'Unione Europea possono presentare richiesta per effettuare visita guidata di almeno 3 giorni e ottenere un contributo fino a 3.500 euro. Come stabilito dalla Buona Scuola, ai primi di febbraio si formeranno i nuclei di valutazione esterni, composti da ispettori che avranno il compito di verificare e valutare l'operato di circa 400 istituti italiani distribuiti tra scuole statali e paritarie. Le ispezioni si svolgeranno tra aprile e maggio e ogni visita durerà 3 giorni. Le scuole da svalutare saranno probabilmente estratte a sorte. Alla fine, ogni scuola valutata avrà la sua pagella, con i punti di forza e le criticità. A Pesaro, come riporta l'edizione locale del Messaggero, è morto dal freddo su una panchina un ex docente precario diventato senza tetto. Aveva 42 anni ed era laureato in filosofia. Anni indietro aveva svolto qualche supplenza. L'episodio fa riflettere sulle condizioni sociali in cui spesso vivono laureati della nuova generazione. Il giorno 29 gennaio 2015 all'Istituto Algarotti di Venezia ci sarà il convegno organizzato dall'Associazione Docenti Articolo 33 Centro Studi Gilda e Gilda Venezia dal titolo Scuola dell'Infanzia, ieri, oggi ma domani. Si cercherà di capire quale futuro potrà avere la Scuola dell'Infanzia, i suoi alunni e il personale docente alla luce della legge 107-2015 e intanto il Commissario Straordinario di Roma per cercare di risolvere i problemi economici ha proposto di affidare la gestione degli asili nido comunali ai privati. I sindacati, il Codacons e gli esponenti delle varie forze politiche sono sul piede di guerra e stanno promuovendo varie azioni a sostegno dei dipendenti. L'annuario statistico dell'Istat traccia il profilo culturale di quasi il 20% della popolazione italiana. 1 su 5 non legge libri, non va a teatro, mostre, cinema o musei. Dai dati riportati emerge che pochi hanno voglia di tenersi informati. Questo nuovo anno sembra però sconfessare questi dati. Il primo dell'anno musei, siti archeologici hanno registrato visite record. Il 9 febbraio, in quasi 100 paesi di tutto il mondo, si svolgerà la 13ª edizione del Safer Internet Day. Il tema di quest'anno sarà «Gioca la tua parte per un Internet più», per riflettere sul ruolo che abbiamo e per rendere il web un luogo più sicuro. Termina qui la nostra edizione, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e intanto vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi sul canale YouTube di Gilda TV o scaricando la nostra app per tablet o smartphone direttamente dal vostro store. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.